Le due fontane del Seguro in Piazza Mercato recuperano il loro aspetto originario al termine di lavori di restauro del valore di oltre 70.000 euro. È il quinto intervento del programma Monumentando, promosso dall'amministrazione comunale e realizzato dalla società Uno Outdoor, che interesserà 27 monumenti cittadini. Ancora un bene che viene consegnato alla città, riqualificato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato col progetto Monumentando. Quindi abbiamo raccolto parecchie risorse, quindi c'è tanta gente a Napoli che investe per il bene comune e per la città. Ne stiamo inaugurando tantissime, altri cantieri si sono aperti, quindi sono risorse nostre, risorse comunali, messe insieme dall'istituzione pubblica, dalle associazioni e dai privati. Realizzate da Francesco Seguro, le due fontane settecentesche con gli obelischi sono state oggetto di un restauro effettuato dalla ditta Castaldo S.p.A. che ha consentito di ripristinarne il funzionamento, contribuendo anche alla riqualificazione della piazza. Interventi di pulitura hanno riguardato tutte le superfici lapidee che si trovavano in pessimo stato di conservazione e sono state realizzate e rimesse a posto le quattro teste delle sfingi in pietra di Bellona saccheggiate durante gli anni. Con il restauro di queste fontane si chiude anche il primo lotto dei lavori che noi avevamo messo a bando come amministrazione, quindi chiudiamo il quinto cantiere e soprattutto rispettiamo anche quello che era un pacchetto che l'amministrazione ha voluto tenere insieme, vale a dire non soltanto monumenti nelle aree centrali ma anche monumenti disseminati all'interno della città, e così abbiamo fatto. È stato un lavoro abbastanza lungo, anche difficile, in quanto le condizioni del monumento erano, anzi dei due monumenti, dei due obelischi, erano piuttosto compromesse. Si è lavorato non soltanto sul piano del recupero e del restauro, ma anche sulla ricostruzione della rete idrica. Oggi sono due, riprendono la loro antica funzione di abbeveratoio, chiaramente non più come era un tempo per gli animali, perché questa era la destinazione originaria. Oggi ABC, acqua per tutti e anche acqua potabile. Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore restauro. Altri cantieri sono già aperti e andremo avanti secondo i programmi che abbiamo previsto.